Allora ragazzi, buongiorno, anzi buonasera perché sono le 19. Alle 20 farò la mia prima partita con l'Afforese, una squadra che ha richiesto la mia presenza, quindi farò una sorta di provino. Cercherò di dimostrare se sono all'altezza o no della promozione, perché è una squadra che è stata promossa in promozione. Allora, allenatori di seconda dell'Afforese, poi vi chiedete come fanno ad essere in promozione. Occorrono. Ed è anche la mia sicurezza, giusto? Che sia la mia sicurezza. Allora, Claudietto è il ragazzo che mi ha selezionato per venire a fare questo provino. Credo molto in Pata, speriamo che possa fare bene. Insomma, vediamo. Speriamo, ma parte titolare? Non lo so, vediamo. Ok, vediamo. Vediamo. Allora ragazzi, siamo uno spogliatoio, siamo praticamente arrivati per primi. Ero abituato alla Play to Give, quindi non conosco nessuno. Le prime partite, i primi allenamenti, i primi provini sono sempre quelli più sbatti. Però la sto gestendo bene, sono sicuro che secondo me andrà bene. Allora Pata, per me qua sei Patacchini arrissando, non sei Gepata. Preferirei che tu fossi un calciatore, non un giocatore, tanto per, io so che tu puoi fare, lo so, a livello di testa. Se guardi i capelli devo subito cambiare idea. Ah, ha piovuto. Sappi che per me amichevoli ce ne sono. Io quello che chiedo è la serietà, ci mostra in campo, perché io sono molto per il calcio giocato, un po' meno per il calcio parlato. Ti conosco da 9 anni, voglio vedere a che punto sei, se hai fatto una regressione tale che ti ho visto in terza categoria. Mi piange il cuore, se devo essere sincero. Allora ragazzi, lui è Francesco Pelle, il papà di uno dei miei migliori amici, Federico Pelle, giocava con me all'Inter, l'ho menzionato 1000 volte nei miei video. Adesso è il mio capo di generali, dove lavoro come consulente, e allena anche la prima squadra dell'Afforese, neopromossa in promozione, come vi ho detto prima. Ma già che ci sono, intanto, cos'è lui per te? Lui è il nostro team manager. Team manager? L'ho presentato prima, lui è il team manager, ho detto allenatore di seconda, ma il team manager. Secondo te come me la cavo oggi, sinceramente? Tu le qualità ce l'hai, se no non eri qua, è un'età che non sei più giovane, però vediamo. Allora, siamo qua con Lilluzzo, giocatore che ha segnato il gol decisivo per l'Afforese, ha portato l'Afforese in promozione, numero 20. Allora, cosa hai da dire? Innanzitutto di 2 parole al rosso, di qualcosa al rosso. Ti aspetto sempre, è la promessa che avevi fatto. Possiamo fare una... facciamo una squadra tutti rossi contro... Ah, è vero che ti ha detto tutti rossi, vero. Beh, tu sei molto più bello del rosso, sei anche più tamarro. Secondo te come me la cavo oggi, sinceramente? Ho una maglia che pesa il 10. Come me la devo cavare, secondo te? Secondo me hai le qualità per iniziare questa maglia, dai, Pata. Diciamo che non gioco da seriamente, cioè gioco in terza categoria da un anno, ma seriamente non gioco da un po'. Però la gente che ti segue spende sempre bene le parole. Quello è vero, anche se ultimamente mi hanno un po' insultato. Allora raga, lui non gioca perché non giochi, volevo giocare con te io. Non giochiamo perché siamo fuori tutti, diciamo... Sì, quelli della squadra per riposare un esatto. po', perché oggi ragazzi c'è da dirlo, l'Afforese ha diciamo una squadra nuova per provarla, esatto. Per trovare giocatori nuovi innesti per l'anno prossimo, esatto. Io potrei essere uno di quelli, devo provare anch'io oggi perché non so come sono conciato, e quindi vediamo. Sarebbe mica male farlo all'Afforese. Non lo so, un innesto interessante potrei essere, però non lo so, vediamo. Speriamo di giocare di là perché piove sicuramente, quando faccio i video io piove sempre, però grazie Lilluzzo, ciao. Cerchiamo di giocare a 2 tocchi, correre va bene, però dobbiamo fare anche un'altra cosa fondamentale, guardare l'avversario e guardare la zona di campo, perché se corriamo e basta possiamo andare a fare, corriamo in modo stereo. Noi dobbiamo già essere bravi ad anticipare con la testa quello che dobbiamo fare, quindi avversario e spazio libero, perché dobbiamo sempre cercare la superiorità numerica in ogni zona del campo. Detto questo, oggi mi serve vedervi, ho portato tutti voi sbarbati, ci mettiamo parità di età e vediamo quali sono le qualità. Eccoci qua, tornati con la super telecronaca ragazzi. Allora, oggi non conosco neanche un nome, a parte lui mi sembra Curcio, e il 5 che è Diego, Ragno il portiere e poi non so più i nomi. Qua Ragno cerca l'esternata su di me, ma non ci sono, quindi ripartiamo. Club Milano che, ragazzi, ve lo giuro, era la Juniore, se non mi sbaglio, completa. Gioca un calcio spettacolare. Qui Rashford prova un cross, un tiro, Ragno, boh, impazzito. Gol, incredibile. Infatti qua ho detto, boh, che succede a Ragno? Non insultatelo perché Ragno, ragazzi, è un portiere comunque che conosco.
E è molto forte, ve lo assicuro. A parte questa papera, Ragno, non so che ci avevi, che stavi a pensare, però è un bel portiere. Qua cerchiamo di reagire, ma loro, ragazzi, veramente giocavano un bel calcio. Noi tutti innesti nuovi, non sapevo neanche un nome, solo tranne questi che vi ho detto. E, però vabbè, alla fine ci siamo trovati bene. Io cercavo di caricare il pressing qui, ma loro trovavano sempre il terzo uomo e riuscivano ad uscire sempre in modo molto fluido. Qua il nostro terzino recupera la palla. Parla per lui, lui si chiama Tito, ragazzi, giocatore tecnico, totale, fortissimo, mi è piaciuto un sacco, infatti lui, gli faccio anche i complimenti. Qua il 4 prova ad andare in pressing, giro palla, Gatti per Alessandro, ma sbaglia Gatti, che ha toccato milioni di palloni, perché loro facevano impostazioni dal basso e quindi niente. Noi andavamo in pressing, ma cercavamo anzi di organizzare un pressing, ma facevamo molta fatica, anche se tante volte l'abbiamo presa, perché il mister ci chiedeva proprio di restare alti. Qua un infortunio per Gatti, che non so cosa gli sia successo, però niente di grave per fortuna. L'arbitro si assicura delle condizioni, non c'ha niente, allora si alza e dico dai mister, già mi lamento. Io anche con il 10 oggi, 10 inedito, maglia stupenda, della Nike, d'oro e bianca, stupenda davvero. Faccio complimenti alla Forese per le scelte delle maglie, ma so che il mister è fanatico di queste cose, quindi top davvero. Impostazione, fase di impostazione per noi, Curcio, lo chiamerò Curcio, va a prendersi la palla basso, un 9 che va a prendersi la palla così basso mai visto, ma molto tecnico, anche bravo coi piedi. Infatti qua parte un'esternata lunghissima che viene intercettata dal difensore avversario. E fase un po' di stallo della partita, infatti un po' di azioni interrotte da contrasti o imprecisioni tecniche dei giocatori, ma riusciamo qua a recuperare palla che poi viene recuperata a loro volta da loro. E vabbè, lasciate stare questo gioco di parole sbagliato. Rashford, recuperiamo palla noi. Al 4, ragazzi, c'aveva 3 polmoni, infatti uno era anche per me. Perde palla, io provo a vincere un contrasto, lo vinco, qua non so cosa succede, per fortuna non perdo palla e riusciamo a girare la palla dall'altra parte. Ragno, fase molto tranquilla della partita, io vado a prendermi la palla da Ragno, bassissimo come vedete, ruolo diverso da quello che faccio in Play to Give, 1-2 con Curcio, poi vengo falciato, fallo, grazie arbitro, grazie mille, la palla si gioca, io cerco di andare più nel centro dell'azione per farmi vedere, qua vedo Tito che scatta, gli metto una palla non precisa, infatti il portiere abbastanza facilmente riesce a bloccarla. Qua io sempre che sono alla carica ai ragazzi per cercare di alzare il pressing su Gatti, che passa ad Alessandro, li chiamerò così. Riesco a intercettare una palla e cerco un compagno, non riesco a trovarlo, infatti giro, faccio un paio di giri su me stesso. Qua, ottima azione devo dire, con Tito che va all'uno contro uno, Tito che gioca alla Fratino col pantaloncino su e perde palla, però va bene, dai ragazzi. Curcio, palla larga per Tito, alla fine loro due sempre al centro dell'azione, bellissima palla per il nostro terzino che vede Jay Pata al limite dell'area, Jay Pata tira un po' strozzato ma prende in contromovimento il portiere e riesce a piazzare il gol del 1-1. Ragazzi, non potevo desiderare esordio migliore con la nuova squadra, che non è, ricordo, la mia nuova squadra fissa, ma è un bambino questo, e riesco a fare 1-1 in questa amichevole. Qua indico che mia moglie è incinta, però ragazzi non ho nessuna moglie, non so perché ho messo il dito in bocca, vabbè, lasciate stare. Sono molto contento per questo gol, infatti qua vado a 300 all'ora per cercare di riprendermi la palla su Gatti, che però si appoggia a Perin. E sì, molto contento perché il mister, lui proprio mi ha chiesto esplicitamente di inserirmi alla barella, mi ha detto inserisciti perché tu sei quel tipo di giocatore lì. Io ho detto, mister, guarda, ci provo, non lo so perché in Play to Give non faccio questo lavoro qua, però mi sono inserito una volta, 1-1, gol, è bastato per riuscire a pareggiare i conti. Qua loro, rinnovo comunque i miei complimenti, qua Curcio intanto prende una botta in faccia incredibile, ma si gioca, ce ne freghiamo, giochiamo. Io ho detto, Curcio, guarda che ce l'abbiamo noi, infatti giochiamo. Numero 5 Diego per il 4, numero incredibile del 4, 3 polmoni, palla dentro un po' lunga per questo ragazzo qua che era straniero, non so da dove veniva, secondo me Francia o Inghilterra, non lo so. Detto ciò io gli parlavo l'inglese, col mio super inglese. Qua al 10 ragazzi, bravissimo, molto tecnico anche lui,
non so di che anno fosse, loro erano molto più piccoli di noi sicuro, anche se devo dire che noi eravamo tutti piccoli, ho visto la distinta, eravamo tutti sui 2002, 2003, 2004, c'era qualche 2005, io forse ero anche il più vecchio in partita, tranne il portiere Ragno che sei un vecchietto, tu cioè stare. Qua loro che cercano di fare la partita con Rashford, che credo sia in prova anche lui, però palla dentro per l'8, grande parata di Ragno, all'Andanovic, mi ricordo Andanovic questa parata, non so perché. Qua palla dentro per il ragazzo straniero che non riesce a controllare, allora contropiede loro, esternata clamorosa per Rashford che perde un attimo il tempo, Ragno, Veronica di Ragno, questa qua me la ricordavo, clamorosa, io ve l'avevo detto ragazzi, è un po' pazzo. E ha fatto una Veronica clamorosa qua, ha detto boh è fuori di testa, però ce l'ha questo colpo. Avevo fatto qualche partita con lui in passato in un'altra squadra, quindi più o meno lo conoscevo. Qua loro sempre che provano a impostare, fase di impostazione loro top, hanno praticamente il possesso palla, hanno fatto il possesso palla per tutto il primo tempo. Noi che abbiamo cercato di andare in pressione, come vi ho detto, qualche volta con dei buoni risultati, altri con uno scarso risultato. Fase di impostazione anche per noi, con il nostro difensore centrale che rischia un po' poi di tacco clamorosamente per Diego, che salta Rashford, mette la palla in centro per me, cerco di liberarmi di un avversario, mi libero, cerco il tunnel ma non riesco a farlo, ma se fosse venuto sarebbe stato bello. Sta bene questo capello biondo, ah è bello esternata di Jay Patton, sta bene questo capello biondo con questo oro qua sulla schiena, devo dire che sta molto bene, anche se sono daltonico non vedo mezzo colore, però devo dire non mi sembra male, poi maglia dentro. Qua palla di Gipata in mezzo per Tito, che ripesca al suo modo. Lo ragazzo straniero, lo chiameremo Benzema perché si muoveva come Benzema. Va bene, i commenti non siate cattivi, ovviamente parliamo di una promozione, però non era male neanche lui, giocava un po' troppo da solo forse, infatti l'ho rimproverato due volte. Gli ho detto pass the ball praticamente. Qua Gipata prova il tiro, il 10, mannaggia, ma arrivati 10. Con Curcio che gira palla, risultato fisso sull'1-1 questo primo tempo, abbastanza ritmi alti devo dire. Con questo terzino che ragazzi galoppava pesantemente, infatti sull'esterno ho fatto 1000 cross, io cercavo sempre di inserirmi, però quella volta lì che l'ho beccata l'unica, ho fatto gol per fortuna. Infatti non desideravo esordio migliore. Qua Jipata, cioè io, chiedo l'1-2 per Tito, me lo dà un po' lento, cavolo, infatti poi ci siamo spiegati dopo, io ho detto Tito dammela nello spazio, chiedevo questa palla nello spazio. E però me l'ha data addosso, vabbè, errore tecnico, ci sta. Qua perdiamo palla con Ragno e Curcio, disimpegno un po' errato, palla dentro, il tiro fuori per fortuna, riusciamo a salvarci, quindi risultato ancora sull'1-1. Tito che tiene palla per Curcio, gira palla ancora per Tito, io la chiamo, palla per me credo, sì, palla per me, palla dentro per il 5 che si era liberato bene, scherzo dal 4 con sovrapposizione del 5. Qua ottima azione della Forese, ottima azione nostra che però si stoppa ancora perché io vado a rompere le palle al 4. Poi palla dentro, cazzo era bella questa, peccato perché era una bella palla, un bel inserimento. Però vado subito in pressione, qua l'arbitro però se non ricordo male si fischia il fallo, quindi azione interrotta. Si accendono le luci a San Siro con grande palla di Marza, ecco quello lì si chiamava Marza, ecco non mi è venuto in mente il nome, che va a lottare a sua volta. Devo dire questi ragazzi veramente hanno dato l'anima nonostante fosse un amichevole, quindi il mister, visto che diceva che per lui le amichevoli non esistevano, cioè non esistono, deve essere solamente contento di questi ragazzi che veramente hanno dimostrato e si sono impegnati tanto. Qua sto cappello qua dietro, boh, alzato non è neanche così male davvero. Mi fa strano vedermi con questo capello. Qua palla dentro per me, che corro, il mancino e me l'ha parata, peccato, ho rischiato di far doppietta. Qua Claudietto, grande Claudietto, team manager e secondo mister della squadra. Guarda qua che segna, Jipata, tiro in porta, Jipata, gol, grazie Claudietto, magari prendimi, questo lo farò aspettare. Qua palla dentro per il 9, in fuorigioco di 8 metri, Ragno, tranquillissimo, blocca. Ripeto, primo tempo in fase di stallo, 1-1. Io cerco, di andare sempre in mezzo all'azione, toccare 1000 palloni perché campo era bello, clima perfetto, la squadra avversaria veramente forte, i miei compagni anche, quindi mi trovavo al top e quindi mi sono veramente divertito oltre che aver fatto un ottimo provino secondo me. Tito intanto abbiamo visto che ha fatto un tiro alto, qua c'è fine primo tempo. Prendo palla, noi dobbiamo però arrivare a fare questo, se ripartiamo da sinistra dobbiamo andare a destra, cioè dobbiamo muoverli per cercare di farli aprire e poi andare a attaccare la profondità. Sono cose che si vedranno nel tempo, però fate avere l'idea. Poi, a me se abbiamo l'idea che sbagliamo il passaggio, non mi interessa. Se sbagliamo non interpretare il gioco del calcio, mi cazzo. Quindi,
siamo qua in difficoltà, ma ripartiamo col portiere. Allora il portiere, ragazzi, è quello che ci dà la superiorità numerica, infatti, perché è l'unico che non dovrebbe essere marcato in posizione normale. Quindi il portiere si fa trovare, arriva da sinistra, andiamo a destra, arriva da destra, andiamo a sinistra. Questa è la cosa più importante. Quindi abbiamo detto, i due centrali rimangono Villani, i giochi basso a sinistra. Proviamo a giocare 4-3-1-2. Davanti gioca Sorre Fratello, quindi fai il trequartista. Cerchi di legarmi i due reparti, quindi ti fai trovare, giochi fra le linee, con le due punte che saranno Tito e Lo Russo. Ok? Tutto chiaro? Se no fai scambiare con De Vecchi Villani. De Vecchi giochi più alto o più basso? Allora parti basso, poi vi intercambiate. Vediamo, poi magari vi cambio, mi ascoltate, vi cambio. Io a sinistra, basso a sinistra. Vuoi fare di più? Faccio 10 minuti. Dopo. Come avete visto, mi sono spiegato col mister e sono entrato gli ultimi 10, forse 13 minuti. Il risultato è sul 3-1 per noi, perché mentre non c'ero io abbiamo fatto due gol. E siamo riusciti a passare in vantaggio, quindi di due gol. Sì, sono entrato io. E sono andato un attimo a farmi toccare il ginocchio, perché come sempre, ragazzi, come sempre, mi dà un po' fastidio, non so, forse quei cambi di reazione, non lo so. Devo aumentare sicuramente la massa muscolare, questo è comunque un consiglio che voglio darvi, perché quando vi rompete il ginocchio, spero mai per tutti voi, però quando ci si infortuna in questo modo, l'aspetto muscolare, diciamo, della gamba, quindi quadricipite, quello che circonda il ginocchio, polpaccio, deve sempre essere al top, se no il ginocchio non tiene. Qua mi libero molto bene di un avversario. Cerco Diego, che ha fatto 90 minuti ad altissima intensità, che mi ricerca, mi ritrova. Cerco l'1-2 con nessuno, infatti guadagno una rimessa preziosissima. Qua fallo su Diego, non rilevato dall'arbitro, sì, scherzo. Riparto subito io da dietro, sempre per Diego, che è sempre al centro d'attenzione. Palla dentro. Non riusciamo ad arrivarci. Eravamo tutti un po' stanchi, vi dico, era prevista pioggia. Doveva arrivare la pioggia perché c'era un nero in cielo clamoroso, ma poi alla fine non è arrivata. Io qua controllo un attimo la situazione e nel frattempo i miei compagni si menano con gli avversari, però il 20 riesce a mettere una palla dentro che il 17 controlla, fallo sul portiere clamoroso, non rilevato dall'arbitro, il tiro ed è gol. No, scherzo, parata incredibile di Diego, sempre lui che non molla niente. Non mi ricordavo questa parata, grande Diego. Comunque c'era fallo sull'arbitro, cioè sul portiere, non rilevato dall'arbitro, non so perché. Qua fallaccio su di loro, non rilevato, fuori gioco del 7, scarta benissimo il nostro difensore e gol. Bel gol, ma credo fuori gioco, però bel gol, complimenti al 7. O al 17, non l'ho manco visto, no, al 7. Ripartiamo, come ha chiesto il mister, con una fase di impostazione anche noi, un po' di confusione lì in mezzo al campo, anche se questo ragazzo qua, che non so il nome, però galoppava pesantemente, infatti anche a lui faccio i complimenti, perché aveva proprio degli strappi nel quale riusciva ad avere la superiorità, a crearci la superiorità numerica con gli avversari, saltando gli avversari proprio col suo passo. Qua il portiere un po' indeciso, e regala palla agli avversari, ma niente di che. Curcio per Jay Pata, quindi per me sempre. Mi giro su me stesso, quindi mille volte ho fatto questa giocata, perché mi sento più sicuro a toccare il pallone, a tenerlo tra i piedi. Infatti anche qua suola, palla larga per Diego, instancabile Diego, palla in mezzo, il ragazzo, come dicevo prima, non riesce ad arrivare. E niente di che alla fine. Qua palla dentro per il 2, non ci arriva, peccato. Respinta, seconda palla, ci arriva Jay Pata con Curcio. Jay Pata, tunnel! Vai col tunnel. Qua però non sono riuscito a calciare, peccato. Tacco per Curcio però, champagne. Curcio, anche lui benissimo, mancino magico. Me la rigioca sull'esterno. Qua raga, io vi dico, ancora mi ricordo, ero un po' sulle gambe, un po' in condizioni. Tunnel anche di Curcio, ma non va, incredibile. Peccato, però champagne di Curcio, Jay Pata. Molto bello da vedere. Ma niente di che. Ah, ragazzi, voglio nei commenti che scriviate il netto miglioramento nella telecronaca, eh? Cioè non mi interessa, voglio sapere se vi è piaciuta questa telecronaca. Nel frattempo Diego clamorosamente recupera palla al 90esimo. Palla per me sull'esterno, vado all'uno contro uno, doppio passo, triplo. Vado sull'esterno, mi spinge un po', riesco a salvarmi, palla dietro per il 2, che crossa in mezzo di Mancino, non c'è nessuno. C'è soltanto Marcelo che spazza. Niente di che, Curcio che mi cerca sempre, grande Curcio, grande palla d'esterno, ragazzi, fortissimo sto ragazzo. Io palla dentro un po' lunga, no scherzo, era perfetta, ma ha anticipato il nostro attaccante. Qua 16, palla dentro, errore del nostro difensore che regala palla agli avversari.
e regala a sua volta, a nostra volta, il 3-3. Risultato con cui finirà questa partita, credo che questa qua era l'ultima azione, sì, finisce così. Un buonissimo test, ragazzi, e una buonissima telecronaca. Sono molto soddisfatto, molto contento, saluto mio fratello Federico e finisce qui. Questo giocatore neanche se mi paga lui lo posso prendere. Perché? Scusa, pure segnato. Dai. Ma che cazzo inserimento come hai chiesto tu? Sì, l'ha segnato, è svenuto il portiere. Non c'è mai un meno. Non sei riuscito a fare l'uno contro una volta un uno contro uno che mi ha creato la superiorità numerica. Sei rivedibile, adesso ti facciamo giocare con i giovanissimi. Vabbè, giovanissimi forse. Qualche allenamento però me lo fai fare. Certo che te lo faccio fare, abbiamo il preparatore che è uno che ti spreme. Mamma mia. Ti perderai anche i capelli, quindi. Non è un problema. Allora diciamo che pigliamo l'impegno che ci rivediamo alla prossima, okay. Con un po' più di intensità, con un po' più di voglia e magari con la qualità che lui ha, perché non riesce a tirarla fuori, forse tenta. Ci vediamo alla prossima, nel frattempo alleno. Grazie mister. Beh ragazzi, allora, non è andata malissimo, sono riuscito anche a fare gol da centrocampista, ho fatto un nuovo ruolo inedito col 4-3-3, mi sembra 4-3-1-2, ho giocato mezzala a sinistra, mi sono trovato bene, comunque non ci conoscevamo, eravamo tutti nuovi, è stato un buon test, il mister scherza perché comunque è il mister, è Frank, è il capo, per me è tutto, comunque è anche un secondo padre. Off camera mi ha detto che sono stato abbastanza bravo, che gli sono piaciuto, quindi adesso andiamo a casa con un buon risultato e anche un abbastanza contenti della prestazione personale che ho fatto. Devo dire anche ottima squadra, ottimi gli innesti, sono piaciuti, erano tutti giovani, c'era qualcuno dell'anno scorso già, comunque qualche veterano, però è stato un ottimo test, sono contento, aspetto un'altra chiamata e vediamo nel prossimo episodio dove andrò a giocare, lo so, ciao.